Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG6. In apertura parliamo del parco depurativo di Pescara perché la Regione Abruzzo ha annunciato 20 milioni di euro di fondi FSC, oltre ai 12 e mezzo già stanziati che saranno utilizzati appunto per ampliare il parco depurativo a servizio dell'area metropolitana e non solo della città di Pescara. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. 20 milioni di euro per il parco depurativo di Pescara, lo ha annunciato questa mattina in conferenza stampa il presidente della regione, Luciano D'Alfonso. 12 milioni e mezzo già sono in esercizio contrattuale e sono anche contento che il mercato ha selezionato un'impresa e più imprese capaci di fare i lavori e di guadagnare lavorando, non litigando o inventando problemi. Ed è il caso del potenziamento dell'attuale depuratore di Pescara. Più avevamo promesso e abbiamo trovato altri 20 milioni di euro per il parco depurativo di Pescara, che è al servizio della domanda di tutta l'area metropolitana. Si creano strutture e vasche per ospitare l'acqua non usata, per esempio che derivi dal cielo, in maniera tale da non appesantire il depuratore di Pescara, perché se ci va l'acqua che non deve essere lavata e depurata, quella struttura va in sofferenza, fa il troppo pieno, è come un imbuto che poi fa fuoriuscire. Creando le vasche di prima accoglienza si consente al depuratore di fare il depuratore. Con il parco depurativo, gli interventi sul depuratore, noi mettiamo non in sicurezza, ma di più il sistema del ciclo idrico dell'area metropolitana di Pescara e di Chieti. Abbiamo trovato soluzione anche alle esigenze di Spoltore e di San Giovanni Teatino, facendo in modo che vadano a conferire alla struttura di San Martino. Quello che andava fatto 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, lo stiamo facendo adesso attraverso questa grande operazione. ERSI completa il progetto, ARAP appalta. E il progetto sarà completato a fine dicembre. Entro 60-70 giorni avremo il vincitore di questa gara per 20 milioni di euro. E poi cominceranno i lavori. Come vedete, tutto sta tornando in una rete che in questi 40 mesi è stata di grande fatica e di grande applicazione. Noi vorremmo che dagli spalti anche dell'opposizione, che è un mestiere importante per la democrazia, arrivassero suggerimenti e quando c'è ragione anche applausi. Ed ora la sanità, numeri e dati inediti che svelano il fallimento della sanità pubblica in Abruzzo. Il tutto è contenuto all'interno di un dossier preparato dal Movimento 5 Stelle che è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa che vediamo. Numeri negativi per la sanità abruzzese, lo sostiene il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che questa mattina ha presentato un dossier denominato Numeri e dati inediti che svelano il fallimento della sanità pubblica in Abruzzo. Oggi Regione Abruzzo si accorge che c'è una domanda espressa e non corrisposta di prestazioni sanitarie pari a 3 milioni di prestazioni sanitarie annue che non trovano soddisfacimento in Abruzzo. E che cosa fa? Trova l'unica soluzione che non doveva trovare, quella di autorizzare 97 erogatori privati in più. Ebbene, questa è una visione completamente differente da quella che abbiamo noi. A nostro avviso, con un quadro allarmante del genere, si dovrebbe, e questa è la nostra proposta, potenziare i distretti sanitari dove va fatta la specialistica ambulatoriale, riaprire i presidi sanitari di prossimità che devono erogare questi tipi di prestazioni, quindi offerta pubblica, potenziare i distretti e appunto andare a recuperare tutti quelli che sono i macchinari di diagnostica radiologica che troppo spesso troviamo all'interno degli ospedali a marcire, acquistati con soldi pubblici, parcheggiati all'interno di un reparto di un sottoscala e non attivati. Quelli vanno subito attivati. E poi un'ultima proposta è quella di una vera lotta alla corruzione. I dati ci dicono che la Regione Abruzzo ha la maglia nera per corruzione in materia sanitaria. Questo è quello che va fatto. Non è possibile scoprire che si declassa una sanità, ci si accorge che c'è una domanda espressa e non corrisposta, e si dice al cittadino: beh, io ti apro 97 nuovi erogatori privati, puoi andare lì a pagamento. Questo non è una buona cosa. A Teramo, operazione della Polizia Municipale che ieri in località Colle Atterrato ha recuperato un mezzo rubato ad un esercente del centro città. Per questo due persone con precedenti sono state denunciate a piede libero. Il comandante della Municipale Teramana, Franco Zaina, stamattina ha fatto poi il resoconto dell'attività fin qui svolta. Rispetto allo scorso anno le multe, ha detto, sono in diminuzione e lo ascoltiamo. Sono diminuite a causa comunque degli eventi sismici e nevosi dei primi anni dei primi mesi dell'anno 2017. Si prevede di arrivare secondo diciamo la propensione attuale a circa 15-16 mila verbali rispetto ai 20 mila dell'anno scorso.
l'attività del comando è ripartita pienamente, diciamo, nei mesi di aprile, per cui tutte le violazioni al codice della strada sono comunque ritornate ad essere l'obiettivo del comando di polizia municipale, e prevalentemente quelle che comunque colpiscono le categorie deboli, quindi i pedoni, le mamme con i passeggini diversamente abili, che come abbiamo visto dalla certificazione dei dati in atti al comando, comunque sono ancora molteplici le infrazioni che vengono effettuate da persone che occupano abusivamente lo stallo riservato alle persone diversamente abili. I verbali vengono principalmente redatti dalla ZTL, quindi in uso al comando di polizia municipale, quindi è un accertamento di tipo automatico. A seguire sono circa 2000 accertamenti per autovelox, mentre comunque le vie della città più multate continuano a essere quindi la circonvallazione Ragusa, Piazza Italia, che comunque è la zona dell'ospedale dove spesso i vigilantes ci chiamano, perché comunque la corsia del pronto soccorso quindi è impegnata da persone che la occupano abusivamente, con pericolo per l'appunto delle ambulanze che non riescono ad andare a portare comunque i feriti nel pronto soccorso. Abbiamo via Paris, che è la zona dell'anfiteatro, che è molto battuta, piazzale San Francesco, via Dati vicino a Ruzzo, che là costantemente la sosta abusiva è dilagante. L'amministrazione comunale di Pescara ha presentato il progetto di riqualificazione del secondo lotto del lungomare sud del capoluogo. Davanti ai teatri intitolati a Flaiano e D'Annunzio sorgerà una piazza, verrà modificata anche la viabilità stradale pedonale ciclabile e ci sarà il collegamento con la riserva d'Annunziana. Vediamo i dettagli nel servizio. Riconnettere la riserva d'Annunziana al mare e migliorare la fruibilità dell'ultima parte del lungomare sud di Pescara, sia in inverno che in estate. Sono questi gli obiettivi del progetto di riqualificazione del lungomare sud del capoluogo adriatico, che nasce dal restyling del progetto delle dune, che aveva incontrato non poche critiche da parte dei residenti e degli esercenti della zona di Porta Nuova. Focus del primo lotto di lavori, che partiranno a gennaio 2018 e dureranno 6 mesi, la nuova piazza antistante i teatri, come spiega il vice sindaco Antonio Blasioli. Vogliamo fare in modo che chi entri nella riserva possa passeggiarla tranquillamente, arrivare nell'area dell'ex camping e dall'area dell'ex camping trovare un nuovo giardino che si chiamerà giardino retrodunale, che ci permetterà direttamente di accedere al mare. Nello stesso tempo realizzeremo una grande piazza di fronte ai teatri D'Annunzio e Flaiano, che questa volta avranno anche un ingresso monumentale degno di questo nome. Quindi insomma è un aspetto molto importante che rivede la mobilità, ma che va nel senso di scelte ecosostenibili. Voglio precisare inoltre che nel giardino retrodunale pianteremo molte essenze, tra cui anche pini di Aleppo, che sono naturalmente utili per questa zona, e poi successivamente con un secondo lotto di lavori si prevederà anche un'area dunale proprio nella spiaggia libera, insomma proprio per tutelare le specie di questa zona di Pescara. Tempi e costi? I tempi e costi, questi sono diciamo 800.000 euro per il primo lotto dei lavori e 700.000 euro per il secondo. I 700.000 euro sono di avanzo di amministrazione del 2016 già impegnati, mentre il primo lotto dei lavori è stato già approvato in giunta. Nel corso della presentazione dei lavori, una delegazione di balneatori della zona, capitanati da Riccardo Padovano, ha espresso la propria perplessità rispetto al timing dei lavori, che arrivano sino alla ripresa della stagione balneare, e soprattutto rispetto alla perdita di posti parcheggi. Che è già un tema per cui è stata chiesta attenzione al fine di non penalizzare le attività commerciali. Andiamo all'Aquila, il conte Gaddo della Gherardesca ha incontrato la Fondazione Carispac. Sul piatto i progetti che l'Associazione di More Storiche potrebbe intraprendere in collaborazione con la Fondazione Bancaria Aquilana relativamente ai palazzi storici appena restaurati in città. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Si può cadere, ma l'Aquila è un esempio di come ci si rialza. Così Gaddo della Gherardesca, dopo una mattinata trascorsa all'Aquila tra le sue bellezze e i palazzi di recente restaurati. Il conte, discendente di una delle più antiche famiglie italiane, è presidente dell'Associazione di More Storiche Italiane e delle fondazioni Erminio e Zelzi Pariolus. Per l'Aquila tante le idee per poter collaborare con la Fondazione Carispac, che è socio di diritto. Tra l'altro l'Associazione di More Storiche all'indomani del sisma ha già finanziato il restauro di Porta Bazzano.
sono rimasto attonito nel vedere la quantità di restauri, la qualità dei restauri che sono stati fatti. In più dietro a questi restauri ci sono anche delle idee, l'idea in particolare del palazzo che ho visitato, dove si prevede di fare una sede distaccata del Maxi, è un'idea sicuramente che andrà comunicata e comunicata molto bene, perché è un'idea che può creare un'attrattività ancora superiore di quella che già l'Aquila ha di per sé. L'Aquila ha tanti palazzi appena restaurati, ma bene realizzare subito dei progetti e capire quale potrà essere la loro migliore destinazione, dice il presidente della Fondazione Carispac, Marco Fanfani, in riferimento anche al palazzo ex Carispac in pieno centro storico. Noi come fondazione dobbiamo fare, diciamo così, delle riflessioni su come muoverci, perché oltre ad essere proprietari di immobili importanti siamo in procinto di prendere in considerazione anche l'acquisizione di altri immobili. Per esempio abbiamo il diritto di prelazione su questo immobile che voi avete qui davanti, che è la sede della ex Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila. In vista delle prossime festività natalizie torna anche quest'anno a Pescara Luci d'Artista. A due mesi dal Natale si pensa già alle festività. Sindaco Alessandrini, questa mattina avete presentato questa iniziativa Luci d'Artista in collaborazione con la Camera di Commercio. Come l'anno scorso, ricorderete gli addobbi natalizi del 2016, quest'anno non lasciamo ma raddoppiamo, nel senso che oltre agli addobbi nel centro commerciale naturale abbiamo pensato, sempre in collaborazione con i volenterosi dell'universo camerale, con la Camera di Commercio in primis, naturalmente, di estendere questi luminari così d'impatto anche ad altre arterie importanti della nostra città, penso a Viale Marconi, penso a Viale D'Annunzio. Questo nell'ottica della città policentrica, nell'ottica di un, diciamo, di luminari che servono ad arredare, a rendere il clima di festa, e che dureranno, insomma, saranno prima e anche dopo Natale, con l'auspicio che questo naturalmente possa consentire anche un aumento dei consumi, che in questa fase dell'anno è sempre una questione attesa in un certo senso. In tempi di ristrettezze economiche per le casse comunali, degli enti locali in generale, diventa fondamentale attuare delle sinergie come avete fatto voi con la Camera di Commercio. Eh sì, è come l'anno scorso, anche quest'anno c'è il contributo pubblico per 100.000 euro, l'anno scorso erano 75, poi c'è appunto la Camera di Commercio, si arriva complessivamente a 250.000 euro. Questo sulla falsariga di esperienze virtuose che ci sono state nel nostro paese, penso a Salerno, penso a Torino, ma penso anche alle certe immagini che mi sono rimaste lo scorso anno, perché se le persone fanno la fila per farsi un selfie davanti all'albero di Natale vuol dire che quell'albero ha colpito l'immaginario collettivo, e quindi vogliamo ripetere il bel clima che si è creato nel Natale scorso. Approfitto per ringraziare l'assessore Cuzzi, l'assessore al turismo, che si è molto speso per tutto ciò, e attendiamo appunto che le luci d'artista si possano accendere. Le mie ragioni te l'ho dette, il terzo romanzo della scrittrice aquilana Annalisa De Simone, artista a tutto tondo che però ora è sicura, scelgo la scrittura. Il suo volume è stato presentato in comune all'Aquila, alla presenza del sindaco Biondi e del giornalista Orsini. Vediamo. Un imprevisto, e da lì partono le storie, mariti inquieti, giovani amanti, figli ribelli, madri bugiarde e mogli distratte. C'è questa ed altra ancora nel libro della scrittrice aquilana Annalisa De Simone, edito da Marsilio e presentato all'Aquila a Palazzo Fibbioni dal giornalista Alberto Orsini. La prima volta che Flavia incontra Alessandro Mazzarella è nell'ascensore del Policlinico. Certo, non immagina le conseguenze, ma ecco fatto. È stata Ambra, sua madre, a procurarle il lavoro in ospedale. Ha chiamato Filippo Mazzarella, il padre di Alessandro, per chiedergli aiuto, e il passato che voleva nasconderle all'improvviso torna a ripercuotersi su tutta la famiglia. Tanto tempo prima Ambra era una combattente, poi qualcosa si era messo in moto, oppure il contrario, qualcosa dentro di lei si era spezzato. Aveva chiuso finalmente una relazione clandestina che l'aveva lasciata sola con un bambino. Ma una telefonata è sufficiente per ribaltare 23 anni di silenzio, un piccolo gesto che allunga la propria ombra su tutto il presente. Questa è la trama del terzo volume di Annalisa De Simone, che ancora una volta la critica ha valutato molto positivamente. In realtà c'è un paradigma che fa parte della tragedia,
famiglia, perché la mia storia narra di un incesto involontario, ma un paradigma che poi si sfuma nella contemporaneità, in una storia moderna o postmoderna, potremmo definirla, in cui non c'è nessuno eroe che si eleva al di sopra delle sorti dei mortali, ma ci sono quei tipici eroi del postmoderno, quindi eroi per sottrazioni, anti-eroi che più che levarsi al di sopra dei mortali, insomma, nel loro avvicendarsi sono pari a chi ne segue le gesta e quindi potrebbero parlare vis-à-vis a chi li legge. Nei migliori dei casi, in quelli più felici, potrebbero istigare un senso di partecipazione emotiva, io me lo auguro. Annalisa De Simone è nata all'Aquila nel 1983, è laureata in scienze umanistiche e in filosofia. Ha pubblicato già, prima di questo, due romanzi, Solo Andata, edito da Baldini e Castoldi, e Non Adesso Per Favore. Dopo tante cadute, sono stata confusa, i più gentili mi definivano poliedrica, ma io subivo la sindrome dell'impostore perché sapevo che non si trattava di capacità di agire in maniera snella, agile, da un mezzo espressivo all'altro, ma di una mia profondissima confusione, e quindi finalmente ho capito quello che voglio fare, mi auguro, insomma, mi permettano di farlo finché vorrò, e sì, sicuramente continuerò a scrivere. Nella Terno scorre musica e la rassegna ideata dalla pianista aquilana Sara Cecala in collaborazione con la Fondazione Carispac, tre appuntamenti in tre luoghi simbolo della città dell'Aquila. Per l'occasione sarà aperta anche la bellissima biblioteca dei frati del convento di Santa Chiara. Nell'Eterno scorre musica, una rassegna giunta all'undicesima edizione, curata dalla pianista aquilana Sara Cecala con il sostegno della Fondazione Carispac. È stata presentata questa mattina presso il bellissimo convento di Santa Chiara, che ha aperto per l'occasione anche le porte della straordinaria biblioteca, che ha tantissimi volumi, alcuni dei quali anche del Cinquecento, e che per l'occasione, per ospitare un concerto, sarà aperta al pubblico. Un appuntamento legato alla musica klezmer, gypsy e balcanica, quindi un mondo legato all'est Europa, con il trio Taraf de Gaggio, che si terrà il 21 ottobre presso il convento di Santa Chiara, per proseguire con l'11 novembre al Munda, e ringrazio ovviamente la dottoressa Arbace per la disponibilità che ci ha concesso, con un appuntamento invece sulla fusion e sul jazz, Latin jazz, con un quartetto che avrà così come istinto musicale quello di proporci un jazz in chiave pop, per concludere l'appuntamento al Palazzo di Giustizia, a cui tengo particolarmente, dedicato invece alla musica napoletana, dal titolo Napolo Amore, con un quartetto appunto che ci rallegrerà con le sonorità e i ritmi mediterranei. La rassegna è nata come un viaggio itinerante nei piccoli borghi dell'Aquilano per rivitalizzare il legame identitario ed indissolubile tra il contado e la città e promuovere il connubio tra la natura e le arti musicali, tra il fiume Eterno, le cui acque uniscono virtualmente gli abitanti di Montereale ai popoli subequani, e la storia del capoluogo di regione. Quest'anno, ha spiegato il direttore artistico Sara Cecala, diversamente dal passato, tutte le iniziative ad ingresso libero avranno come palcoscenico l'Aquila e i suoi tesori architettonici, quelli nati dopo il sisma, l'auditorium del Parco del Castello e il Munda, quelli restituiti alla collettività grazie agli interventi di restauro, come il convento dei Santi Francesco e Chiara, e al riguardo, il 21 ottobre è prevista anche una visita gratuita al complesso monastico e quelli simbolo della cultura della legalità, come il Palazzo di Giustizia, che aprirà le porte ai suoi concittadini a suggellare il sentimento di fiducia nelle istituzioni e nel diritto. Ed ora la pagina dello sport. Nel pomeriggio si sono giocate le gare della decima giornata di Serie B. Andiamo a vedere il resoconto del turno di campionato di Andrea Costantini e il servizio poi della partita fra Pescara ed Avellino, firmato da Paolo Renzetti. Ecco i risultati della decima giornata di Serie B. Bari-Cittadella giocata ieri 4-2, Cesena-Foggia 3-3, Cremonese-Brescia anche questa giocata ieri 2-0, Palermo-Novara 0-2, Parma-Virtus-Entella 3-1, Pescara-Avellino 2-1, Provercelli-Carpi 0-0, Salernitana-Frosinone 1-1, Spezia-Perugia 4-2, Ternana-Ascoli 1-1, Venezia-Empoli 1-0. La classifica in testa, la coppia Venezia
Venezia, Empoli con 17 punti, poi un gruppo di squadre a quota 16, tra queste c'è il Pescara, ma ci sono anche Cremonese, Bari, Frosinone e Novara. A quota 15 Palermo e Carpi, 14 punti per il Parma, 13 per Salernitana, Perugia, Cittadella, Avellino e Spezia, 12 punti per la Virtus Entella, 11 per Ternana e Foggia, 10 punti per Provercelli, Ascoli e Brescia, 8 punti, fanalino di coda, il Cesena. Quella contro l'Avellino è stata la vittoria della pazienza e della perseveranza, ma soprattutto un successo dal valore inestimabile per la classifica e per dare continuità al successo di Parma, ma anche e soprattutto per affrontare nelle migliori condizioni la trasferta di Empoli nel turno infrasettimanale. In campo, al cospetto di una formazione irpina che ha dimostrato tutto il suo valore, nonostante un calo nella ripresa in cui si è visto un delfino più vicino ai voleri di Zeman, alla fine l'ha spuntata la formazione adriatica. Zeman ripropone per 9 undicesimi la squadra vittoriosa al Tardini di Parma con la variante di Bovo al posto di Coda in difesa e di Benali in attacco per Capone. Fra gli ospiti Novellino senza Morosini, Migliorini, Gavazzi e Lazzarini, in attacco preferisce Asienzio a Castaldo al fianco di Ardemagni. Direzione arbitrale affidata a Chiffi di Padova di fronte a quasi 9.000 spettatori, fra cui 354 sostenitori biancoverdi. Primi minuti con gli ospiti in avanti ed un Pescara a presidiare la propria metà campo senza riuscire a proporsi mai con convinzione in avanti. Accade così che al 18° Canutè perde palla sulla propria tre quarti, lasciando filtrare poi la palla in area di rigore dove Asensio colpisce in pieno il palo con Fiorillo che poi si ritrova il pallone fra le braccia. Al 21° rovesciata in area pescarese di Ardemagni con Fiorillo che respinge ancora, ma l'Avellino è più in palla e pochi istanti dopo trova il vantaggio con un gran gol di Bidouaoui che non lascia scampo a Fiorillo. La partita non lascia un attimo di pausa e così nella prima vera occasione i biancazzurri trovano il pari grazie a Mancuso che in area, lasciato incredibilmente solo, al volo su perfetto cross di Zampano fa 1-1. La gara resta aperta con la squadra di Walter Novellino molto propositiva al cospetto di un delfino che con Canutè sottotono spesso viene messo in inferiorità numerica anche a centrocampo. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi protagonisti di inizio gara e come nel primo tempo con gli ospiti più pimpanti, ma questa volta sarà diverso. Al 12° arriva infatti un lampo biancazzurro con Benali che in area da posizione angolata trova il portiere ospite che gli chiude lo specchio. I biancazzurri almeno rischiano davvero poco pur senza pungere. Al 18° arriva poi la prima sostituzione con Balzania che entra al posto di Canutè con Brugman che torna a giocare da metodista. Le emozioni però in campo sono rare anche se al 22° è Radu a dire no alla conclusione ravvicinata di Benali in area campana. L'Avellino con Laverone al posto di Molina sembra accusare un po' di stanchezza con i biancazzurri più in palla. Zeman quando arriva alla parte finale di gara gioca anche la carta del sole richiamando in panchina Benali. Passa qualche attimo e il Pescara mette la freccia trovando il gol di Pettinari dopo un digiuno di 5 gare per la rete del 2-1 che fa esplodere la gioia dei 9.000 cuori biancazzurri sugli spalti. Novellino nel finale tenta il tutto per tutto con Castaldo in campo al posto di Suager, ma gli ospiti non ci stanno e al 41° D'Angelo colpisce in pieno la traversa con il portiere del Pescara battuto. Poi ancora delfino pericoloso al 43° con Balzania che chiama alla respinta Radu prima della traversa scheggiata da Pettinari. Negli ultimissimi istanti di gara si infortuna Mazzotta che viene sostituito da Crescenzi prima degli ultimi 7 minuti che sono di sofferenza per il popolo biancazzurro che però può giustamente gioire. Vabbè, sulla prima è vero che noi primo tempo non abbiamo fatto bene, non abbiamo trovato le posizioni per poter giocare insieme, abbiamo giocato tante palle lunghe che poi stranamente sono finite sempre fuori dal campo e non è calcio nostro, non è calcio che stiamo provando a giocare in allenamento. E adattarsi a Velino che proprio fa la sua forza su palla lunga, su palla sui attaccanti davanti per poi arrivare in porta, noi dobbiamo giocare un altro calcio. E penso che secondo tempo ci siamo messi meglio in campo, il centrocampo ha lavorato tanto per attaccanti e per inserimenti dei terzini e ci è riuscito. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni, dovevamo ripartire un po' meglio, però come ha detto lei,
come ha detto lei, è chiaro che il Pescara è una squadra che corre molto, apre molto gli spazi. Io ho cercato di chiudere perché l'ampiezza loro la danno con Mazzotta e questo lo sapevamo a memoria. Io volevo ripartire bene e purtroppo c'è stato l'infortunio di Asensio e l'infortunio di Rizzato che ha un po' penalizzato i cambi. Al di là di questo io credo che anche il secondo tempo noi abbiamo condotto la gara come volevamo noi, ma secondo me dovevamo avere un po' più coraggio a fargli il secondo gol, perché c'erano le occasioni per poterlo fare. Siamo stati un po' troppo affrettati, scusate. E niente, un trend negativo per me, però penso che Pescara ha visto una squadra che sa giocare a calcio. In Serie C domani il Teramo affronterà la prima di due trasferte consecutive e sarà di scena al Mazzola contro il Sant'Arcangelo. Fischio d'inizio alle ore 18.30, direttore di gara Miele Di Nola. Nel pomeriggio i biancorossi hanno sostenuto la seduta di rifinitura. È più difficile l'approccio perché sono frasi fatte, ma le partite col Padova e il Ferrara Pisalò si preparano da sole. Questa è un po' più complicata. Però insomma, un professionista deve andare sempre al massimo e quindi sono sicuro che andremo al massimo. Gli elementi della squadra sono tutti a disposizione, fisicamente la squadra sta bene, risponde bene, però voglio dire, poi la partita c'ha mille problematiche, quindi non sappiamo come andrà, però la squadra di sicuro l'approccio secondo me non lo sbaglierà. Guarda, io ho tagliato le ultime due partite, allora l'ultima che hanno perso 5-0 e poi quella persa col Padova e con la San Benedettese. L'ultima proprio è stata una partita no per loro, sembrava quasi i nostri primi 20 minuti a Pordenone. Quindi se uno valuta, un osservatore ci valuta nei primi 20 minuti di Pordenone ha un'idea su di noi, se guarda il nostro secondo tempo col Padova ha un'altra idea. Io ho visto la partita con la San Benedettese, lo hanno fatto molto bene, specialmente sullo 0-0, hanno sbagliato di gol con la prima punta Piccioni. Sono convinto che loro non sono quelli dell'ultima partita, ma sono quelli di Padova. La squadra quelli di San Benedetto, scusi. La squadra deve essere convinta, perché fino adesso è inutile, sono sempre fasi retoriche che si ripetono, ma sono vere, non abbiamo fatto nulla, i punti sono quelli che sono. Quindi voglio dire, noi muovere la classifica passo dopo passo è il nostro obiettivo. Noi dobbiamo sempre mettercene quattro dietro, se ne abbiamo di più dietro stiamo anche più tranquilli come squadra, come società, come staff, come giocatori, come tutto. In tutta sincerità non è pretattica o altro, ma se devo dire la verità, anche parlando col mister, le idee chiare ancora non ce l'abbiamo, speriamo che la notte porta consiglio, perché abbiamo un dubbio in difesa, un dubbio in mezzo al campo e un dubbio davanti, e vediamo un attimo domani mattina quando ci svegliamo cosa succede. Una vittoria non lo so, però la partita va giocata, secondo me non è scontata la vittoria, anzi sono quelle partite difficili perché ti aspetti subito e tantissimo, se poi il risultato non arriva subentra il nervosismo da parte della squadra, della panchina e di tutto. Quindi domani bisogna essere bravi, specialmente noi della panchina, mantenere un certo tipo di equilibrio, leggere attentamente come facciamo sempre la partita e di conseguenza agire. Io non parlerei troppo di vittoria e di cosa succede dopo, perché poi non succede e ci si rimane delusi. Secondo me noi dobbiamo rimanere come fino adesso, quella squadra umile che va in campo, non ce lo diciamo, però mentalmente pensiamo cosa succede, andiamo a Bassano e speriamo e vediamo. E poi giochiamo in casa col Salò e non sappiamo perché è una buona squadra. E poi giochiamo col Padova, forse la più forte, forse vincerà il campionato come struttura di squadra, come singoli. E non sappiamo cosa poteva succedere. Se noi andiamo adesso a Sant'Arcangelo, dicendo, ma non so, andiamo in un campo dove non sappiamo cosa succede, noi faremo bene. Se andiamo lì dicendo, ma sono più deboli, più forti, è sbagliato. È tutto anche per questa edizione del TG6. Il più cordiale saluto da tutta la redazione. Arrivederci.